Would you please turn to 1 Corinthians chapter 2? Aprite le vostre Bibbie a Prima Corinzi capitolo 2. And I want you to follow carefully the reading. E vorrei che seguiste con attenzione la lettura. We're going to start at verse 6 through 16. Inizieremo dal versetto 6 e andremo fino al versetto 16. And I want to say something about this. E vorrei dire qualche cosa a riguardo. I'm going to expound this passage. Oggi io esporrò questo brano. Following all the principles that Dr. David Olford has taught. Seguendo tutti i principi che sono stati insegnati dal dottor David Olford. Dominating theme. Il nostro tema, argomento principale is the aid to comprehension. È l'aiuto alla comprensione. And you're going to see me break up the passage. E voi vedrete che io spezzerò questo brano to show the principles that determine that aid to comprehension. Per mostrare i principi che mostrano questo aiuto alla comprensione. And I'm going to be following the passage very closely. Seguirò il brano molto attentamente. So with your notebook alongside of you. Così con il vostro quaderno e i vostri appunti aperti. Have your New Testament open at those verses. Abbiate anche il vostro Nuovo Testamento aperto a questi versetti. We won't be going outside of this passage. Non esuleremo da questo brano. So that I can model this piece of exposition. In modo che io posso proprio anche come modello farvi vedere come esporre un brano come questo. Now let us follow the reading. Ora seguiamo la lettura. Non di meno, fra quelli che sono maturi, noi esponiamo una sapienza però non di questo secolo, né dei principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e occulta, che Dio aveva innanzi i secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, poiché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adottando parole spirituali a cose spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché gli sono pazzia, e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica ad ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da alcuno, poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. This is the word of the Lord. Questa è la parola dell'Eterno. Amen. Amen. If you read the early chapters of this epistle, se leggete i primi capitoli di questa lettera, you'll notice that Paul has dealt with the character and communication of the gospel. Voi vedrete che Paolo ha trattato l'argomento del carattere e della comunicazione del Vangelo. But now he arrives at this passage. A questo punto arriva questo brano where he deals brilliantly with the comprehension of the message. Dove tratta in un modo brillante la comprensione del messaggio. He anticipates a problem that we find everywhere we preach. Ed egli anticipa, prevede un problema che ovunque noi troviamo nella nostra predicazione. That Christians are naive. Che i cristiani sono un po' naif. They're nuts. Sono un po' così, non capiscono. They don't understand things. Non sono ottusi. They don't use their intelligence. E non usano l'intelligenza che Dio gli ha data. They do not have a philosophy. Non hanno una filosofia. They know nothing about wisdom. Non sanno nulla della sapienza. And Paul answers that objection. E Paolo risponde a questa obiezione. By showing that the gospel has its own philosophy. Mostrando che il Vangelo ha una filosofia insita in se and stessa. God is the God of wisdom. E che Dio è il Dio della sapienza. In fact, if he were to quote the Proverbs, anzi, se dovesse citare i Proverbi, he would say that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Egli direbbe il timore dell'Eterno è l'inizio della sapienza. And so he shows that the gospel does have a wisdom. E quindi Paolo dimostra che il Vangelo ha una sapienza. But that this wisdom is spiritual. Ma che ha una sapienza di natura spirituale. And therefore can only be comprehended by those who are spiritual. E quindi può essere compresa solo da coloro che sono altrettanto spirituali. And we'll find out what that means in just a moment. E tra qualche momento vedremo che cosa significa questo. But to argue that the gospel has no rationality. Ma dire che il Vangelo non ha nessun principio razionale. And doesn't challenge the intellect as well as the heart. L'intelletto
insieme al cuore is absolutely absurd. È una cosa assurda. And so he deals with that. E quindi Paolo tratta questo argomento. But he deals with this matter of comprehension. Ma lui tratta questo argomento della comprensione. And our anointing and aid of the Holy Spirit to understand truth. E quindi l'unzione e l'aiuto dello Spirito Santo per la comprensione della verità. By dealing with three very important necessities. Trattando tre necessità fondamentali. They're not only points in my message. Non sono solo i punti del mio messaggio. They're absolute essentials. Sono tre assoluti. The number one, as you see. E il primo di queste necessità is spiritual initiation. È l'iniziazione spirituale. I want us to read again verses 6 and 7. Vorrei rileggere il versetto 6 e 7. Notice what the words say. Notate cosa dicono le parole. Non di meno, fra quelli che sono maturi, noi esponiamo una sapienza però non di questo secolo, né dei principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e occulta, che Dio aveva innanzi i secoli predestinata a nostra gloria. In effect, Paul is saying here, in pratica Paolo sta dicendo, Paul is underscoring, lui sta sottolineando, that the gospel is not devoid of its own philosophy, che il Vangelo non è privo di una sua filosofia, or wisdom, o di una sua sapienza, but that this wisdom, ma che questa sapienza, is outside of the realm of the human intellect, esce dai confini dell'intelletto umano. It can only be understood by the renewed intellect. E può essere compresa soltanto da un intelletto rinnovato. The gospel has its own wisdom. Il Vangelo ha una sua sapienza. Its own philosophy. Una sua filosofia. Indeed, what Paul is showing us here, anzi, quello che Paolo ci mostra qui, is that the gospel philosophy, è che la filosofia del Vangelo, is the ultimate philosophy. È la filosofia più grande. It is not to be treated like other philosophies. E non deve essere trattata al pari di altre filosofie. Indeed, all other philosophies are to be tested by this philosophy. Anzi, tutte le altre filosofie devono essere messe alla prova sotto questa filosofia. They must be brought under the sentence of God's wisdom. Devono essere portate sotto il giudizio della sapienza divina. They are to be tried by God's wisdom. Devono essere provate dalla sapienza divina. So he says, we speak wisdom. E quindi dice, noi parliamo sapienza. With absolute finality. Una finalità assoluta. It is clear, therefore, quindi è chiaro, that Paul is drawing a great distinction between human wisdom and divine wisdom. Che Paolo sta tracciando un chiaro confine tra la sapienza umana e la sapienza divina. Human wisdom is earthly. La sapienza umana è terrena ed è carnale. And demonic. Ed è demoniaca. As James teaches us. Come Giacomo ci insegna. But the wisdom of God, ma la sapienza di Dio, is pure, è pura, and pleasant, è piacevole, and beautiful, ed è bella, and renewing, e rinnova, and life transforming, e trasforma la vita. Literally, this sentence reads, letteralmente questa frase, and I'm referring to verse 6, nel versetto 6, however we speak wisdom, dice, ma comunque noi esponiamo una sapienza, among those who are mature, tra coloro che sono maturi. Those who are mature. Quelli che sono maturi. Now grasp that word. Ora afferrate questa parola. Hold it for a few moments. Tenetela nella vostra mente per qualche attimo. The supreme characteristic of human philosophy, la caratteristica suprema delle is filosofie that it's umane, always bounded by the age in which it evolves. È che è sempre legata all'era culturale nella quale si sviluppa. It's characterized by the ethos of the day. È caratterizzata dall'ethos dell'epoca. Men and women are circumscribed by their reasoning within their history. Gli uomini e le donne sono circoscritti nei loro ragionamenti dal momento storico in cui vivono. But that's not so of divine wisdom. Ma non è così con la sapienza divina. The wisdom of God is timeless. La sapienza di Dio non ha tempo. And therefore changeless. E quindi non cambia. It's a mystery. È un mistero. That's why he uses that word. Ed è per questo che lui usa il termine mistero. Wisdom of God starts in eternity. La sapienza di Dio inizia nell'eternità. It invades time. Invade il tempo. Moves on into eternity. E continua a camminare nell'eternità. It transcends all of human history. E trascende tutta la storia umana. And that's why we have to be initiated into this wisdom. Ed è per questo che dobbiamo essere iniziati in questa sapienza. That's the whole meaning of this word, mystery. È il significato di questa parola mistero. The Greek word signifies something unknown except to those who are initiated. La parola greca significa una cosa sconosciuta se non a coloro che sono stati iniziati. But it's absolutely crystal clear to those who have been initiated. Ma per coloro che sono stati iniziati è chiaro e limpido.
Now the question arises, how can we be initiated into this wisdom? Chiaramente la domanda sorge, come possiamo essere iniziati a questa sapienza? Whether we are preachers, che siamo predicatori, or whether we're dealing with our congregation, o che siamo membri di chiesa. The secret is bound up in that word mature. Il segreto è legato in quella parola maturi. The wisdom of God, la sapienza di Dio, is redemption, è la redenzione, sanctification, è la santificazione, and righteousness, è la giustizia, Christ, Cristo, and him crucified, è lui crocifisso. He's already dealt with that. Lui ha già trattato questo. But how can we initiated into that truth? Ma come possiamo essere iniziati in questa verità? A careful examination of the passage shows us. Un esame attento del brano ce lo mostra. That you cannot be mature, che non può essere maturo, unless you're born, se non sei nato, or born again, o nato di nuovo. You can't grow until you're born. Non puoi crescere fin quando non nasci. So we have to start first of all with the new birth. Quindi bisogna partire dalla nuova nascita. In order to be mature, per essere maturi, there must be initial new birth. Ci deve essere inizialmente una nuova nascita. What I'm calling here spiritual birth. Ciò che chiamo qui la nascita spirituale. We speak wisdom among those who are mature. Noi parliamo sapienza tra coloro che sono maturi. The actual word mature means. La parola maturo effettivamente full significa. Full grown in contrast to babies. Essere cresciuti in un modo completo in contrasto a dei neonati. Before there can be development and maturity, there must be spiritual birth. Prima però di essere crescita e maturità ci deve essere la nascita spirituale. This is the whole thrust of our Savior's word to Nicodemus. Questo è l'impulso della parola di Gesù a Nicodemo. Remember that when Jesus confronted Nicodemus. Ricordate quando Gesù si trovò faccia a faccia con Nicodemo? He was talking to a philosopher. Stava parlando con un filosofo. He was talking to a theologian. Stava parlando con un teologo. He was talking to a scientist. Stava parlando con uno scienziata. There are certain parchments that have been revealed. Ci sono alcuni rotoli, manoscritti antichi che to sono stati trovati. Nicodemus was a great scientist. Che dimostrano che Nicodemo era anche un grande scienziato. He was in charge of all the waterworks of Jerusalem. Lui era colui che coordinava tutti gli acquedotti di Gerusalemme. He had a theological mind. Aveva una mente teologica. He was a theologian. Era un teologo. He was also a philosopher. Era anche un filosofo. And Jesus said to him, "You won't understand the things I'm talking to." E Gesù disse a lui, Nicodemo, non capirai quello che sto per dire. You may be an academic. Può darsi che sei una grande mente accademica. You may be an intellect. Può darsi che sei un intellettuale. But you cannot understand the things of the kingdom. Ma non puoi capire le cose del regno di Dio. Until you're born again. Fin quando nasci di nuovo. You cannot see the kingdom of God. Non potrai vedere il regno di Dio. Until you're born again. Fin quando non nasci di nuovo. There is only one realm in which we can understand spiritual things. C'è solo un reame nel quale possiamo comprendere le cose spirituali. And it's described as the kingdom of God. Ed è descritto come il regno the kingdom di of Dio, heaven. O il regno dei cieli. That realm cannot be entered into. Quel regno, quel reame non possiamo entrare in esso except through the new birth. Se non tramite la nuova nascita. Man is born in sin. L'uomo è nato nel peccato. Man is bound in L'uomo sin. È legato nel peccato. Man is blind in L'uomo sin. È accecato nel and peccato. Without new birth, e senza la nuova nascita he cannot understand the things non può of the comprendere kingdom. Le cose del regno di Dio. Now that's very important. Ora questo è basilare. I want you to understand that. E voglio che lo comprendiate. That may explain why some of your people never grow. Questo rende molto chiara la motivazione per le quali alcune persone nelle vostre chiese non crescono mai. The fact is they're not born again. È molto semplice, non sono nati di nuovo. You throw truth at them. Gli buttate addosso la verità. And they say it's foolishness. E loro dicono è pazzia. They can't understand it. Non la comprendono. They're bored. Sono annoiati. They don't appreciate what you're non doing. Apprezzano quello che tu stai facendo e dicendo. Question. Domanda. What is the problem? Qual è il problema? They not be born again. Non sono nati di nuovo. And you may have to start right from the very beginning. E forse bisogna ripartire dall'inizio. And teach the new birth. E insegnare la nuova nascita. But with the spiritual birth. Ma con la nascita spirituale. There is spiritual growth. C'è la crescita spirituale. And that's what he's talking about in verse 6. Ed è questo di cui parla nel versetto 6. We speak wisdom among those who are mature. Noi esponiamo la sapienza fra quelli che sono maturi. That scholar of Greek. Quel uno scolaro greco. William Barclay, il signor William Barclay maintains that the word mature or perfect afferma che la parola qui maturo o perfetto describes a person or an animal that has developed completely. Descrive una persona o un animale che ha raggiunto il suo pieno sviluppo. And he goes on to point out e prosegue per dire that Paul uses that very term che Paolo usa questo termine to distinguish between those who are babes and those who are mature. Per distinguere tra coloro che sono neonati e coloro che sono maturi. Those who can only understand the rudimentary elements of the gospel and those who can understand great spiritual coloro truths. Che possono capire solo gli elementi basilari del Vangelo e coloro che invece possono comprendere le grandi and verità. So Paul shuts us up.
E quindi Paolo ci zittisce. To spiritual initiation. All'iniziazione spirituale. Without spiritual initiation. Dice no, senza l'iniziazione spirituale. There's no way in which you can communicate truth. È impossibile comunicare la verità. Because man is dead in trespasses and in sin. Perché l'uomo è morto nei suoi falli, nei suoi peccati. He is blind in sin. Egli è accecato nel bound peccato. Bound in sin. Legato nel born peccato. Born in sin. Nato nel peccato. He needs to be born again. Deve essere nato di nuovo. Now this is very interesting. E questo è molto interessante. I've just recently been reading a biography of George Whitefield. Di recente ho letto una biografia di George Whitefield. George Whitefield was greatly used in America. È stato un uomo grandemente usato da Dio in Nord America. Wherever he preached, there was revival. Dovunque lui predicava c'era il risveglio. God used him mightily. Dio si è servito di lui in un modo potente. But the interesting thing is, ma la cosa interessante, that he spoke mainly to religious people, è che lui ha parlato principalmente a persone religiose. The great crowds who came to listen to him were religious. Le grandi folle di persone che venivano ad ascoltarlo erano gente religiosa. Religious people. Persone religiose. I repeat, religious people. Persone religiose. And you know what he preached? E sapete cosa predicava loro? You must be born again. Dovete nascere di nuovo. There's the famous story told. C'è la storia conosciuta of a church he went to. Di una chiesa nella quale lui andò. And on Sunday he preached. E domenica predicò. You must be born again. Dovete nascere di nuovo. Monday he preached. Lunedì predicò. You must be born dovete again. Dovete nascere di nuovo. And Tuesday he preached. E martedì predicò. You must dovete be born again. Nascere di nuovo. And he went right through the week. E tutta la settimana. And at the end of the week. E alla fine della settimana. The deacons came to him. I diaconi vennero a lui. And said, Mr. Whitefield. E dissero, ma signor Whitefield. Why do you keep on preaching? You must be born perché again. Perché predica sempre dovete nascere di nuovo? Why are you preaching? You must be born perché again. Perché predichi devi nascere di and nuovo? And he looked back at them. E lui li guardò. And he said, because you must be born again. E disse, ma perché dovete nascere di nuovo? Have you experienced that in your church? Avete sperimentato questo nella vostra chiesa? Have you been frustrated? Avete sperimentato la frustrazione? Because somehow you can't get the truth home. Perché in qualche modo sembra che non riuscite a comunicare la verità. People never seem to come into blessing. Le persone sembrano non mai entrare nelle benedizioni di Dio. You prepared your sermons beautifully. Avete preparato il sermone in un modo meraviglioso. You've delivered them. Li avete anche predicati nella potenza dello Spirito. And somehow there's a deadness there. Però per qualche motivo c'è un mortorio. Have you ever asked yourself this question? Vi siete mai posti questa domanda? Are these people born again? Ma sono nati di nuovo? Are these people born again? Sono nati di nuovo? When I was in Romania just recently, di recente quando sono stato in Romania, I was told not to use the word Christian. Mi fu detto non usare la parola cristiano. Because everybody in Romania is a Christian. Perché tutti in Romania si ritengono cristiani. But they're not born again. Ma non sono nati di nuovo. They're not born again. Non sono nati di nuovo. As a matter of fact, after the great revival they had, anzi dopo il grande risveglio che c'è stato they dropped lì, the word Christian altogether. Loro hanno lasciato perdere la parola cristiano. Those who are truly born again, coloro che erano veramente nati di nuovo, have a new name. Hanno un nuovo nome. They're called repenters. Si chiamano i ravveduti. Repenters. I ravveduti. So you talk about a repenter. Quindi si parla di un ravveduto. Veduto, not a Christian, non di un cristiano, because everybody is a Christian, perché tutti sono cristiani. It's like Britain, è come in Gran Bretagna. Catch any Englishman, prendi qualsiasi inglese, ask him what he is as a religious person. Che cosa sei come persona religiosa? He said Church of England. Ti dirà ma la Chiesa d'Inghilterra. Church of England. Chiesa d'Inghilterra. But he's not born again. Ma non è nato di nuovo. That's something you must lay hold on. Questo è qualcosa che dobbiamo afferrare saldamente. It can encourage you in your ministry. Ti può incoraggiare nel tuo ministerio. Because it'll narrow your focus. Perché focalizzerà il tuo obiettivo. In order to get to the basic issues of the church. Per arrivare ai temi basilari della chiesa. But number two. Ma seconda cosa. Not only spiritual initiation. Non soltanto dunque un'iniziazione spirituale. But notice secondly. Ma notate la seconda cosa. Spiritual illumination. La illuminazione spirituale. But as it is written. Ma come è scritto? I have not seen, l'occhio non ha visto, nor ear heard, l'orecchio non ha udite, nor has it entered into the heart of man, non sono salite in cuore dell'uomo, the things that God has prepared for them that love him. Le cose che Dio ha preparato per coloro but che God has revealed them to us. Ma a noi Dio le ha rivelate. Through his spirit. Per mezzo dello spirito. For the spirit searches all perché things. Lo spirito investiga ogni cosa. Yes, the deep things anche of le God. Cose profonde di Dio. Following spiritual initiation. In seguito all'iniziazione spirituale, there must be spiritual illumination. Deve esserci l'illuminazione spirituale. And that's what that verse is about we've just quoted. E questo versetto che abbiamo appena letto tratta questo soggetto. One of the hardest lessons for men and women to learn. Una delle lezioni più difficili per gli uomini e le donne da imparare. Is that spiritual things cannot be understood. E che le cose spirituali non possono essere comprese by human observation.
tramite l'osservazione umana, human inculcation, o le calcolazioni umane, or human contemplation, o le contemplazioni umane, they are the things of God. Sono le cose di Dio. The philosophical approach, l'approccio filosofico, and the scientific method, e il metodo scientifico, cannot penetrate the things of God. Non possono penetrare le cose di Dio. Why? Perché? Because the human mind is limited. Perché la mente umana è limitata. By human reasoning. Dal ragionamento umano. And God's truth goes beyond human reasoning. Mentre la verità di Dio va al di là della ragione umana. Pascal said this. Pascal disse. The supreme purpose of reason. Lo supremo scopo della ragione umana is to bring us to the end of reason, è di portarci al termine della ragione umana, where faith takes over, ed è lì che la fede and revelation is opened up, e la rivelazione si apre, and then we begin to think as we ought to think, ed è lì che cominciamo a pensare come dovremmo pensare. Thus Paul proceeds to show, quindi Paolo procede per far vedere that we need illumination, che abbiamo bisogno della illuminazione, and he points out what that illumination is, e indica cos'è questa illuminazione. Notice, it's the revelation of the Spirit. Notate, è innanzitutto la rivelazione dello Spirito. Versetto 10. God has revealed these things to us through His Spirit. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. And to illustrate His point, e per illustrare ciò che dice, He uses the human personality. Paolo usa la personalità umana. Paul says, "No man can know another man's spirit." Paolo dice, un uomo non può conoscere lo spirito di un altro uomo. You don't know what I'm thinking right now. Voi non sapete quello che io penso in questo momento. You can't examine my spirit. Non potete esaminare il mio spirito. Because you cannot penetrate my spirit. Perché non riuscite a penetrare il mio spirito. I can only reveal it to you. Io sono l'unico che può rivelare a voi. In the same way, nello stesso modo, we can't know God. Noi non possiamo conoscere Dio. We can't know what God is thinking. Non possiamo sapere quello che Dio pensa. We can't know what God is saying. Non possiamo sapere quello che Dio sta dicendo. We cannot know what God is revealing. Non possiamo sapere ciò che Dio rivela se non conosciamo il suo spirito. But the wonderful thing about it, ma la cosa meravigliosa, God has given us the Holy Spirit, è che Dio ci ha dato lo Spirito Santo to understand the Spirit per capire of God. Lo Spirito di Dio. And because we have the Holy Spirit, e siccome noi abbiamo lo Spirito we can Santo understand God's Spirit. Possiamo capire lo Spirito di Dio. And that's the wonderful world of ministry. E questo è il mondo meraviglioso del ministerio. He goes on to argue, e continua there are deep things of God, dicendo ci sono le cose profonde di not Dio, just the elementary things, non solo le cose elementari. We can understand them, noi non le possiamo capire, except the anointing of the Spirit, se non è per l'unzione dello Spirito, the aid of the Spirit, l'aiuto dello the Spirito, revelation of la the rivelazione Spirit. Dello Spirito. But in addition to the revelation of the Spirit, ma in aggiunta alla rivelazione dello here's Spirito an exciting point. Ecco un punto here's molto an emozionante exciting point. There is the exploration of the c'è Spirit. L'esplorazione dello Spirito. For the Spirit searches all things. Perché lo Spirito investiga ogni cosa. Yea, the deep things anche of God. Anche le profondità di Dio. You'll find that in verse 10. Lo troverete nel versetto 10. The function of the Holy Spirit. La funzione dello Spirito Santo. Is not only to reveal the truth as it is in Christ. Non è soltanto rivelare la verità in Cristo. But to take us deeper and deeper and deeper into the things of God. Ma di portarci sempre più a fondo nelle cose di Dio. That verb searches. Quel verbo investiga. It's a very interesting one. È un verbo molto interessante. It was used by custom officials even in Paul's day. Fu usato dagli ufficiali di dogana anche ai giorni di Paolo. Have you been through an airport? Avete mai stati in un aeroporto internazionale? Have you seen the customs officials? Avete visto le dogane, gli ufficiali di dogana? And you know those customs officials come along. E sapete che vengono questi ufficiali doganieri? And they say, open that bag. Dice, apri quella valigia. Open that bag. Apri anche quella. Open it wide. Aprila bene. And they begin to e cominciano plow through it. A investigare. And reveal things that no one ever saw. E a rivelare cose che gli altri non vedono. Especially those things that are hidden. Specialmente le cose nascoste. That's the word here. Questa è la parola qui, investiga. But used in a very wonderful way. Ma usato in un modo meraviglioso. The Holy Spirit searches the deep things of God. Lo Spirito Santo investiga le cose profonde di Dio. Unfortunately, so many Christians move at this level. E tanti cristiani sono su questo livello. God wants us to go higher. Dio vuole invece che andiamo God oltre. God wants us to go deeper. Dio vuole che andiamo più a fondo. We can't do that without the Holy e non Spirit. Possiamo farlo senza lo Spirito Jesus Santo. Said, Gesù disse, I'm come that you might have life. Io sono venuto affinché voi possiate avere la vita. And that you might have it more e abundantly. E che l'abbiate abbondantemente. Most Christians live with life. La maggior parte dei cristiani vivono con instead la vita. Instead of abundant life. Invece che con la vita abbondante. There's a very solemn warning in Hebrews. C'è un avvertimento solenne in Ebrei. And this is how it reads. E questo è quello che dice. Let us not neglect the so great salvation.
Non trascuriamo una così grande salvezza. The unconverted person rejects. La persona non convertita la rifiuta. It's a Christian who neglects. Ma no, è il cristiano che trascura. The unconverted person rejects salvation. Se la persona non convertita rifiuta la salvezza, the Christian neglects so great salvation. Il cristiano è colpevole di trascurare una così grande salvezza. There are deeper things. Ci sono cose più profonde. There are deeper things. Ci sono cose più profonde. And unfortunately we live at that level. E sfortunatamente noi viviamo sul livello basso. God wants to take us into deeper and deeper and deeper things. E Dio vuole portarci più a fondo e più a fondo. So the apostle John adds this word. E quindi l'apostolo Giovanni aggiunge: we have an unction from the Holy One. Noi abbiamo l'unzione dal Santo. So we need not that anyone should. Non abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni. All the wonderful things of God are available. Tutte le cose meravigliose di Dio sono disponibili a noi. But only as we know that anointing. Ma soltanto in quanto noi conosciamo quell'unzione, quell'aiuto dello Spirito Santo, can we understand the deep things of God. Soltanto così possiamo capire le cose profonde di Dio. You know that was illustrated in the life of the Lord Jesus. Sapete, questo è stato illustrato anche nella vita del Signore Gesù. Do you remember that occasion when he thanked his Father? Vi ricordate quando ha reso grazie al Padre? He said, I praise you, Father. Dice, ti lodo, Padre. Lord of heaven and earth. Padre dei cieli e della terra. That you've hidden these things from the sophisticated intellectual people. Che hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti. And you've revealed them unto babes. E le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Babes in Christ. Fanciulli in Cristo. Babes in Christ know far more than the professors of Harvard and Yale and Cambridge and Oxford. Fanciulli in Cristo sanno molto di più dei grandi professori delle università di Yale, Harvard e Oxford e della sapienza and di Roma. All the universities of Italy. E tutte le università italiane appresso. That's why we are puzzles to most intellectuals. Ed è per questo che noi, per la maggior parte degli intellettuali, siamo dei rompicapo che non capiscono. They don't understand us. Loro non ci comprendono. They think we're freaked out. Pensano che noi siamo pazzi. Peter had the same thing. Pietro ebbe la stessa esperienza. Do you remember when he made his great confession? Vi ricordate la sua grande confessione? Thou art the Christ. Tu sei il Cristo. The Son of the Living God. Il figlio del Dio vivente. He recognizes messiahship. Ha riconosciuto Cristo come Messia. And his deity. E la sua deità. And Jesus said immediately. E Gesù disse immediatamente. Simon bar Jonah. Simone, figlio di Giona, flesh and blood hasn't revealed this. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo. But my Father who's in heaven. Ma mio Padre che è in cielo. This is a special revelation. Questa è una rivelazione speciale. So we're very special people. Quindi siamo persone speciali. We mustn't be proud about it. Non dobbiamo essere orgogliosi di questo. But we must be glad about it. Ma dobbiamo essere contenti di questo. Pride is not acceptable. L'orgoglio non è accettabile a but Dio. We worship him. Ma noi lo adoriamo. Thank you, God. Dio ti ringraziamo. You showed me these deep tu things. Mi hai mostrato queste cose profonde. Show my people these things. Mostra al mio popolo queste open cose. Open them up to these wonderful apri things. Apri le loro menti a queste cose. So number one is spiritual initiation. Quindi, primo, iniziazione spirituale. Number two is spiritual illumination. Seconda cosa, l'illuminazione spirituale. But there is another principle. Ma c'è un terzo principio. Spiritual interpretation. La interpretazione spirituale. Look at verse 13. Guardate il versetto 13. These things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but that which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Here we reach the high point of his argument. Qui raggiungiamo l'apice dell'argomento di Paolo. And here is where I want you to follow me very closely. Ed è qui che voglio che mi seguiate molto attentamente. These words which we've just quoted. Queste parole che abbiamo appena citato. Are very often used to prove the infallibility and inerrancy of the Word of God. Sono spesso usate per confermare e dimostrare l'infallibilità e l'inerranza della parola di Dio. Now, while I believe in the infallibility and inerrancy of the Word of God. Ora io indubbiamente credo nell'inerranza e nell'infallibilità della parola. Paul isn't teaching that here. Ma qui Paolo non sta insegnando he's questo. Not teaching inerrancy. Non sta insegnando l'inerranza. He's teaching interpretation. Sta insegnando l'interpretazione. He says we speak. He doesn't say we write. Sta dicendo noi parliamo, non sta dicendo noi scriviamo. Thus he's referring to the great principle of interpretation. Quindi lui sta facendo riferimento al grande principio della interpretazione. And beloved colleagues, e cari colleghi, that's the whole purpose of this seminar. Questo è lo scopo intero di questi seminari. That's why David has taken all the time teaching you how to interpret the word of God. È per questo che Davide ha preso tutto il tempo per insegnarvi come interpretare la parola di Dio. That's the whole meaning of expository preaching. Questo è il significato della predicazione espositiva. And
Interpretation. E l'interpretazione requires two things. Richiede due cose. And Paul mentions them right e here. E Paolo le menziona qui. Number one, the Spirit's use of language. La prima cosa, l'uso del linguaggio dello Spirito. He says these things we also speak, not in the word which man's wisdom dice, teaches, e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito. It cannot be emphasized enough. Non possiamo sottolineare abbastanza that he who knows the mind of God il fatto che colui che conosce la mente di Dio is the Holy Spirit, è lo Spirito Santo, and only he can e interpret soltanto the word lui of God. Può interpretare la parola di Dio. This is essential to our understanding. Questo è basilare per la nostra comprensione della predicazione espositiva. There is the practical side. C'è il lato pratico. We've looked at the mechanics. Abbiamo visto l'aspetto meccanico. But there's the spiritual side. Ma c'è il lato spirituale. And that is the dynamics. E questo è l'aspetto dinamico. And as we seek the anointing. E nel cercare l'unzione dello Spirito. That's going to make everything we've talked about these days. Questo porterà tutto quello che abbiamo detto in questi giorni. Come alive. Alla vita. There must be spiritual initiation. Ci deve essere l'iniziazione spirituale and illumination. E l'illuminazione. But if we're going to understand the word of God, ma se vogliamo capire la parola di Dio, there must be spiritual ci deve essere interpretation. L'interpretazione spirituale. This is why we need to give attention to the Spirit's use of language. Ed è per questo che dobbiamo porre attenzione all'uso del linguaggio fatto dallo Spirito. For reasons only known to God. Per ragioni che solo Dio sa. He has sought to reveal himself. Lui ha voluto rivelare se at stesso. At certain times in history. In dati momenti della storia. In certain language. In dati linguaggi. Why did he choose Hebrew? Perché ha scelto l'ebraico? Why did he choose Aramaic? Perché ha scelto l'aramaico? Why did he choose Greek? Perché il greco? And why has he chosen the languages in which we live? E perché ha scelto i linguaggi odierni? And why are language differences in the word of God? E perché queste diversità di linguaggio nella parola because di Dio? Because God uses language to communicate his will perché and his mind. Perché Dio usa il linguaggio per comunicare la sua volontà e la sua mente. When he has come, said the Lord Jesus. Quando lui viene, dice il Signore Gesù. When he, the Holy Spirit, lui, has come. Lo Spirito Santo, verrà. He will guide you into all lui truth. Vi guiderà in ogni verità. He will take the things of mine. Lui prenderà le cose mie. And reveal them unto you. E le rivelerà a voi. When he says he'll guide you into all truth. Quando dice vi guiderà in ogni verità. He's not talking about truth in its entirety. Non sta parlando della verità nel senso generale intero. Because no human mind could contain all of God. Perché nessuna mente umana può contenere tutta la verità di Dio. We'd have to be infinite. Dovremmo essere infiniti. The meaning of that word is il significato di quella parola he will guide you into all truth without any admixture of error. È che lui vi guiderà in ogni verità senza che le verità siano contaminate dall'errore. This is the secret of interpretation. Questo è il segreto dell'interpretazione. To mark carefully di segnare attentamente the words of scripture. Le parole della scrittura. Every single word is important. Ogni parola è importante. Jesus said, Gesù disse every jot and tittle will be fulfilled. Ogni virgola e ogni segnetto sarà adempiuto. And he used that expression very purposely. E usò questa espressione con attenzione. A jot. Una virgola. Is the smallest letter in the Hebrew alphabet. È la lettera più piccola nell'alfabeto ebraico. A tittle. E il puntino. Is a little mark over a Hebrew character. È un piccolo segnetto sopra un carattere ebraico. And he says the jot. E disse questo segno and the tittle e quell'altro is absolutely essential. Sono assolutamente essenziali. That's why we say, look at the pronouns. E per questo noi diciamo look guardate i pronomi, guardate i verbi. Look at every single word in that text. Considerate ogni singola parola in quel testo. It all matters. Tutto è importante. Jesus said it matters. Gesù ha detto che è importante. Not one jot or tittle pass away. Neanche un apice o uno iota della legge passerà. Until the law is fulfilled. Finché la legge sarà adempiuta. And I want to tell you this. E voglio dirvi questo. If we believe in the inerrancy of God's word. Se noi crediamo nell'inerranza della parola di Dio. If we believe in the authority of God's word. Se crediamo nella sua autorità. You cannot in any way avoid one single word. È impossibile evitare neanche una parola della that's scrittura. The whole purpose of the exercises we've been having questo here this week. Questo è tutto lo scopo e la finalità degli esercizi tecnici che abbiamo fatto in questa I'm settimana. Going to be saying something very important voglio tonight. Dire una cosa molto importante questa but sera. I want to say this very lovingly. Ma voglio dirlo con tanto amore. I want to say it from the depth of my heart. Dal profondo del mio cuore. Any preacher who's not prepared to set aside time to study God's word. Qualsiasi predicatore che non è disposto a mettere a parte tempo per studiare la parola di ministry. Dio dovrebbe lasciar perdere il ministero. Lasciate perdere tutto. Go and sell rice. Vai a vendere il riso. Go and sell motor cars. Vai a vendere le automobili.
Your job in the ministry. Il tuo lavoro nel ministero. Is to expound God's word. È di esporre la parola di Dio. And everything else is secondary. E tutto il resto è secondario. Everything else is secondary. Tutto il resto è secondario. And I'll be teaching that tonight. E questa sera lo insegnerò. But I want to point out here. Ma voglio indicare qui. You can't study the words of scripture. Non puoi studiare le parole della scrittura. Without spending time. Senza passare del tempo per farlo. But with the Spirit's language, ma col linguaggio dello Spirito, there's something else which is very important. C'è qualche cos'altro di molto importante. The Spirit's terms of reference. Il vocabolario che usa lo Spirito Santo. Get that phrase. Afferrate questa frase. The Spirit's terms of reference. I vocaboli, come dice gli appunti, di riferenza dello Spirito. Versetto. The Holy Spirit comparing spiritual things with spiritual. Verse 11. Versetto 11. Verse 13. Versetto 13. Verse 13. Sì, versetto 13, adattando parole spirituali a cose spirituali. Now many commentators have found that a little difficult to interpret. Ora molti commentatori hanno trovato difficile l'interpretazione di questo versetto. Some say it means matching spiritual things with spiritual words. Alcuni dicono che si tratta di accoppiare le cose spirituali con le parole spirituali. Others maintain that it means interpreting spiritual things with spiritual men. Altri dicono che significa l'interpretazione delle cose spirituali con uomini spirituali. I have no difficulty with this. Io non ho difficoltà. Because I believe both sides of the coin are needed. Perché ritengo che entrambi i lati della medaglia sono necessari. The point is that the apostle is making that there is no way in which you can understand any text in isolation. L'apostolo vuole fare questo punto, che è impossibile capire un testo isolato dagli altri. In fact, Peter says that. Infatti Pietro lo dice. He says no prophecy of scripture is of private interpretation. Nessuna profezia della scrittura è soggetta a interpretazioni personali o private. As I pointed out earlier in these lectures. Come ho indicato in precedenza, most of the cults and errors we find today. La maggior parte delle sette e delle eresie che troviamo in giro are oggi. Because we take truth out of context. Sono causate dal prendere la verità fuori dal suo contesto. Out of its historical context, fuori dal suo contesto storico, grammatical context, fuori dal suo contesto grammaticale, linguistic context, fuori dal suo contesto linguistico, context, dal suo contesto dottrinale. Everything must be understood in context. Tutto deve essere compreso nel suo contesto. There is no truth isolated. Non ci sono verità isolate. And that's why we need to study the word of God. Ed è per questo che dobbiamo studiare la parola di Dio. The Holy Spirit's terms of reference. I termini di riferenza dello Spirito Santo. Through the body of truth. In tutto il corpo della verità. Is complemented by. Complementato o aggiunto by con. By Christian tradition. Corredato, ecco, dalla tradizione cristiana. I want you to grasp this. Voglio che l'afferriate. There's questo. A glorious Christian tradition. C'è una tradizione cristiana gloriosa. It goes back 2,000 years and more. Che va indietro più di 2000 anni. There have been millions and millions of Christians. Ci sono stati milioni di cristiani. Who have written on the word of God. Che hanno scritto sulla parola di Dio. Who have taught the word of God. Che hanno insegnato la parola di Dio. And who are a treasury of great truth. E che ci danno un tesoro di grandi verità. And we must not set that aside. E non dobbiamo metterlo a parte. Paul summed that up when he said this. Paolo lo riassume quando dice. Timothy. Timoteo, the things that you've heard of me, le cose che tu hai sentito da among me, many witnesses, in presenza di molti testimoni, commit these to faithful men, affidale a uomini fedeli, who shall be able to teach others also, capaci a loro volta di insegnare altri. It's been said by great scholars, grandi scolari hanno detto, that if you could take all the Bibles in the world, che se si potessero prendere tutte le Bibbie del throw mondo, them into the depths of the sea, e buttarle nelle profondità so del mare, there was no Bible anywhere, in modo che non ci fossero più Bibbie in circolazione, but you pull back all the books that carry Christian tradition. Ma si potessero prendere invece tutti i libri scritti da cristiani. You'd be able to produce the Bible in its entirety. Si potrebbe riprodurre, ricomporre ancora una volta tutta la Bibbia. That's why I'm very skeptical. È per questo che sono molto scettico. When a man comes to me. Quando un uomo viene a me. And he opens his Bible. Apre la sua Bibbia. And he says, I've seen a new truth. E dice, io ho visto una nuova verità. And I've never heard it anywhere else. E io non l'ho mai sentita da nessun'altra parte. I've heard no preacher. Non ho sentito nessun predicatore. I'm the originator of this truth. Io sono colui all'origine, this la fonte is my di questa interpretation verità. Of the word of sono God. Io che ho interpretato la parola di Dio in and questo nobody modo. Else agrees with e nessun altro è d'accordo con the me. Moment he says that, il momento che dice I know questo, he's wrong. So che ha torto. I know he's wrong. So che ha torto. For there's nothing new. Perché non c'è nulla di nuovo. Well, there's nothing new. Non c'è nulla di nuovo. The faith has forever been delivered to the saints. La fede è stata comunicata per sempre ai it's santi. A finality. C'è una finalità.
And therefore, if you can't show me it in the Word of God, e quindi se non me la puoi dimostrare nella parola di Dio, sulla base della vera ermeneutica, on the basis of true homiletics, e sulla base della vera omiletica, on the basis of the true laws of interpretation, sulla base delle vere leggi di interpretazione, è errore. Because the Word of God is plain. Perché la parola di Dio è una fiamma. Not just to the intellectuals, non soltanto per gli intellettuali, but to simple people, ma anche le persone semplici, like you and me, come voi e io. Therefore, we must understand the Spirit's terms of reference. Quindi dobbiamo capire i vocaboli di riferenza dello Spirito. Now Paul finishes this wonderful, wonderful passage. E Paolo conclude questo brano meraviglioso. By showing that the natural man does not receive the things of the Spirit. Mostrando che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. They're foolishness to him. Sono pazzia per lui. Why? Because they're spiritually discerned. Perché ci vuole, sono capite spiritualmente. In other words, spiritualmente. In altre parole, without spiritual initiation, senza l'iniziazione spirituale, senza l'illuminazione spirituale, and without spiritual interpretation, senza l'interpretazione spirituale, truth is nothing more than foolishness to the unregenerate. La verità non è altro che pazzia per la persona non rigenerata. Once we've understood that, una volta che abbiamo compreso questo, we'll be a little kinder with the unconverted. Noi saremo un po' più dolci con le persone non we'll convertite. Have more compassion. Avremo più compassione per loro. We'll have to bring them to a place where they're prepared to meet the claims of Christ. Dovremo portarli al posto dove sono pronti ad affrontare le affermazioni di Cristo. Just like Nicodemus come è successo con Nicodemo. Until they meet those claims of Ma Christ, fin quando incontrano queste affermazioni di Cristo, they won't understand what we're talking loro non about. Capiranno quello di cui noi we're parliamo. Total puzzle to them. Noi siamo un totale rebus, rompicapo per loro. So the unconverted person, quindi la persona non convertita, has no right to judge the Christian. Non ha il diritto di giudicare. Have you ever il cristiano. Thought of that? Avete mai pensato a questo? He has no right to judge the Christian. Non ha il diritto di giudicare he il cristiano. He has the capacity to do so. Perché non ha la capacità di farlo. He hasn't the faculty of discernment. Non ha le capacità di discernimento. He's dead in trespasses and sins. È morto nei falli e nei peccati. He may call you a nut. Forse ti chiamerà uno sciocco. But he's a double nut. Però lui è uno sciocco doppio. Because he doesn't even have what you have. Perché lui non ha neanche quello che hai tu. He has no right to criticize or judge the Christian. Lui non ha diritto di criticarti o giudicarti. Regarding his personal faith in Christ. Riguardando la fede personale in Cristo. He's without the faculty. Perché non ha le capacità di farlo. He's without the spiritual discernment. Non ha lo spirito, il discernimento and therefore spirituale. He cannot understand what's taking place. E quindi place. Non può capire quello che sta avvenendo in te. Just as he cannot judge the Christian. Ma così come non può giudicare he il cristiano. Cannot judge the Lord. Egli non può giudicare Verse il Signore. 16. Versetto 16. He can't say God doesn't exist. Egli non può dire Dio How non does esiste. He know? Come lo sa? How does he know? Come fa a sapere? He has to be omniscient. Egli deve essere onnisciente. He has to know everything. Egli deve sapere tutto. To know that God doesn't per sapere exist. Che Dio non esiste. And if he doesn't know everything, e se non sa tutto, how does he know God come doesn't sa exist? Che Dio non esiste? He can't judge the Lord. Non può giudicare Dio. We understand that, noi lo capiamo. But they don't. Ma loro no. And it's utter impertinence. Ed è impertinenza. On the part of an unconverted da parte di una persona non convertita to judge God, di giudicare Dio or to judge the Christian, o di giudicare or il to cristiano judge the church. O di giudicare la Why? Chiesa. Perché? Because he hasn't the faculty perché to non do ha so. Le capacità di farlo. By way of contrast, per contrasto, we have the mind of Christ. Noi abbiamo la mente di Cristo. And that's the thrust of Paul's e message. Questo è l'impatto del messaggio Remember di Paolo. He's writing to a divided church. Ricordate, Paolo sta scrivendo alla chiesa Paul, che è divisa. Io sono di Paolo. I'm of Peter. Io sono di Pietro. I'm of Apollo. E io sono di Apollo. We are of Christ. E noi siamo di Cristo. The church was divided. La chiesa era divisa. Why was it divided? Perché era divisa? Because they didn't have the mind of Christ. Perché non avevano la mente di Cristo. When you have the mind of Christ, quando hai la mente di Cristo, you are united. Tu sei unito. All other things drop. Tutte le altre cose sono secondarie. The eloquence of Apollos. L'eloquenza di Apollo. The depth of Paul. La profondità di Paolo. The fiery preaching of Peter. Il fuoco di All Pietro. All those are irrelevant. Tutte queste cose non c'entrano what niente. What matters is the mind of quello Christ. Quello che conta è la mente di Cristo. And that what he says here. E questo è quello che Paolo he dice. He says qui. When we have illumination. Paolo dice quando abbiamo l'illuminazione. And interpretation. E l'interpretazione. Initiated by new iniziati birth. Iniziati dalla nuova nascita. Then we have the mind of Christ. Allora abbiamo la mente di Cristo. And this is the wonderful, wonderful concept of this passage. E questo è il concetto meraviglioso di questo It's brano. Not so much the disposition of Christ. Non è tanto la disposizione di Cristo. We find that in Philippians 2. Questo troviamo in Filippesi 2. It's the intellect of Christ. Ma è l'intelletto di Cristo. It's the mind of Christ. È la mente di Cristo. How transcendent is this concept? Quanto è trascendente questo Think concetto? Of it. Pensateci. That you and I voi ed io can know the mind of possiamo Christ. Conoscere la mente di Cristo. And all eternity e tutta will be l'eternità spent sarà passata exploring the mind of Christ. Esplorando la mente di Cristo. Makes me feel like Isaac Newton. Mi fa sentire come Isaac
Isaac Newton, the great scientist, il grande scienziato, who says to understand the mind of Christ, che disse per comprendere la mente di Cristo, is like standing on a seashore, è come stare sul lido del mare, and picking up one pebble here, e raccogliere un granello di sabbia qui, here, e un altro granello lì, and examining them, e guardarli, and enjoying them, e goderli, while the rolling ocean goes on, mentre intorno a noi c'è l'oceano che ruggisce intorno ocean a noi, of God, c'è tutto l'oceano di all Dio davanti gathered a up noi, in the mind of Christ. Tutto nella mente di Cristo. Isn't that wonderful? Non è meraviglioso? The mind of Christ. La mente di Cristo. So Paul climaxes a mighty subject. Quindi Paolo arriva all'apice del suo soggetto. With the loftiest concept. Con un concetto tra i più alti. What he's saying, in fact, to those Corinthians. Quello che dice a questi Corinti. If only they knew the initiation. Se solo voi conosceste l'iniziazione. If only they knew the illumination. Se soltanto conosceste l'illuminazione. If only they knew the interpretation. Se soltanto conosceste l'interpretazione. Of the Holy Spirit. Dello Spirito Santo. They would know the mind of Christ. Voi conoscereste la mente di Cristo. And to know the mind of Christ. E conoscere la mente di Cristo. To bring the church e di portare la chiesa into complete unity. Nella completa unità. Because if we share his mind, perché se condividiamo we la sua mente, divided, noi non saremo divisi. We'll be one. Saremo uno. We'll enjoy the unity of the spirit. Godremo l'unità dello spirito. In the bond of peace. Nell'armonia della pace. And so I want to say to you, my friend. Quindi voglio dire a voi, cari amici. Italy will never be one. L'Italia non sarà mai unita. And I'm talking about the church. E parlo della chiesa. Until we know the mind of Christ. Fin quando non conosciamo la mente di Cristo. We'll never know the mind of Christ. E non conosceremo la mente di Cristo. Until we know the word of God. Fin quando non conosciamo la parola di Dio. We'll never know the word of God. E non conosceremo la parola until di Dio. Until we become expositors. Fin quando diventiamo dei predicatori espositivi. And we'll never become expositors. E non diventeremo predicatori espositivi. Fin quando non passiamo what we il have tempo been studying throughout these days. Per prendere that's e fare quello come che abbiamo from studiato America in questi giorni. E per questo che siamo venuti sin dall'America. That's why we're here. Per questo siamo qui. And I want to say this. E voglio dire quanto segue. It's a privilege to be here. È un privilegio essere qui. Because even during these hours, perché anche durante queste ore insieme, we came unknown to each other. Noi siamo venuti che non ci conoscevamo. And like last night, e come ieri sera, we were all gathered together, ci siamo uniti insieme, in ginocchio God, davanti al Signore. Something had united us. Qualcosa ci aveva unito. Something brought us together. Qualcosa ci ha portato what insieme. Was it? Cosa era? The word of God, la parola di the Dio. Spirit of lo God, Spirito di Dio. Giving us the mind che of Christ, ci ha dato la mente di Cristo. And that's the only secret for unity. E questo è l'unico segreto and per l'unità. E lasciate che aggiunga ancora una until cosa. That unity comes, fin quando viene questa unità, non ci sarà mai risveglio. The psalmist says, il salmista diceva, how good and how pleasant it quanto is è buono e bello for brethren che i fratelli to dwell dimorino together insieme in unità. There is where the oil là is poured dove l'olio è versato. That's the fragrance of the Spirit. Questa è la fragranza dello Spirito. There is where the dew is distilled. È là dove scende la rugiada. That's the freshness of e the questa Spirit. È la freschezza dello Spirito. There is where God commands the blessing. È lì dove Dio comanda even le sue life benedizioni, anche la vita eterna. That's the fullness questa of the è la pienezza dello Spirito. And that's the mind of Christ. E questa è la mente di Cristo. One of my favorite hymns. Uno dei miei inni preferiti. Is a devotional hymn that we used to sing at my church in New York City. È un inno di preghiera che cantavamo nella mia chiesa a New York. I doubt if we ever went through a month without singing. E non so se è passato mesi senza che avessimo cantato questo inno. And one of the verses goes like this. E una delle strofe. Listen to it. Dice: May the mind of Christ my Savior. Oh, che la mente di Cristo mio Salvatore. Live in me from day to day. Possa dimorare in me giorno per giorno. By his love and power controlling. Per il suo amore e la sua potenza che mi controlla. All I do and say. Tutto quello che io faccio e che dico. Let us pray. Preghiamo. Father, we bow in your presence. Padre, ci inchiniamo alla tua presenza. And thank you again for the clarity of your word. Ancora una volta per la chiarezza della tua parola. And the power of your spirit. E per la potenza del tuo spirito. And it's my prayer, Lord. Ed è la mia preghiera, Signore, that you will take this message. Che tu prenderai questo messaggio. And make it a tool. Lo renderai uno strumento. To help my brothers and sisters. Per aiutare i miei fratelli e le mie sorelle. To know how to preach the word of God. A sapere come predicare la parola in di Dio. Nell'autorità dello Spirito. The aid of the Spirit. Con l'aiuto dello Spirito. Through the anointing of the attraverso Spirit. L'unzione dello Spirito. That we shall come to the mind of Christ. Che noi possiamo giungere alla mente di Cristo. In a glorious unity. In un'unità gloriosa. That God will honor. Che Dio onorerà. With the outpouring of revival. Con versare un risveglio in mezzo a noi. We ask it for Jesus' lo chiediamo sake. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.